Capitolo 10. Tratto dai moribondi del Palazzo Carignano di Ferdinando Petruccelli della Gattina. Ferdinando Petruccelli della Gattina muore il 29 marzo 1890, pertanto il testo è privo di diritti di autore. Legge Zimiri. Torino, 15 luglio 1861 e 9 marzo 1862. Io pronunzierò dunque per gli altri, ma ben sommessa, la parola repubblicano che è stata rimproverata a me, che l'ho detta a voce alta per mio proprio conto. Il partito repubblicano in Italia non è numeroso. Al Parlamento è ristrettissimo ma convenevolmente rappresentato. Proferio va alla testa. Egli è riconosciuto incontestabilmente e unanimamente come oratore più brillante della Camera. Sarebbe perfetto se volesse disdegnare la piccola vanità di piacere alle tribune con delle tirate drammatiche, con un cliché di parole ad effetto e lasciare la cattiva attitudine dell'amplificazione del tribunale, come altresì le tendenze di procuratore generale. Ciò eccetto, Proferio è un oratore incantevole. Egli traripa di spirito, abbarbaglia con le sue ragioni altrettanto che con i suoi paradossi. Rimuove tutte le corde le più sonore dell'anima, assale a briglia sciolta con una lena di tutti i momenti, parla al cuore altrettanto che all'anima, soprattutto quando ha torto, ciò che gli avviene sovente, fa forse più malvolenti ad ascoltarlo. La causa che egli difende è una causa perduta a priori, ma essa ha avuto il suo quarto d'ora di interesse e di fascino. Proferio è inoltre poeta. Egli ha scritto delle canzoni in dialetto piemontese, delle canzoni di cui ogni strofa è un busto, cui ha messo in musica e canta egli stesso e declama con espressione deliziosa. Egli è stato per lungo tempo il giornalista più giocoso e giocondo, più sarcastico e più vigoroso della stampa italiana. Ma sventuratamente egli è restato polemista e poeta anche in politica. Egli sente troppo. Egli subisce l'influenza delle impressioni vive e subite, ciò che toglie ai suoi sprezzamenti, ai suoi giudizi, l'autorità cui dà loro il suo incontestabile ingegno. Proferio è tribuno anzitutto, ciò che hanno obliato coloro i quali, volendolo giudicare come uomo di Stato, gli rimproverano la mancanza di continuità e di uniformità della sua carriera politica e lo annegano anche oggidì sotto vili ed ignobili calunnie. Il signor Proferio ama la libertà con passione, ama l'Italia, ciò che è franco, ardito, dritto e soprattutto ciò che è grande e colpisce l'immaginazione. Egli ha sempre difeso queste nobili cause quando furono in pericolo o minacciate. Ora, gli uomini di Stato sono obbligati talvolta a subire certe eclissi, certe retrogressioni, certe transazioni, in una parola, le quali hanno offeso e urtato il signor Proferio. Egli non ha nulla considerato allora, nei tempi, negli uomini, e ha attaccato, come egli attacca, a briglia sciolta ed a fondo. Di ciò mille ire e la reazione delle ingiurie e dei soprusi contro di lui. Proferio ha pubblicate parecchie opere avidamente lette, molto incorrette, ma scritti con quello stile di vita in cui l'uomo rivalsi in tutta la sua pienezza. Il suo difetto, in tutto, è la foga. A 60 anni, Proferio è giovanissimo. Un poco più di sobrietà, di ritenuta, di calma nell'ebollizione della sua anima raddoppierebbero la portata delle sue parole. Proferio avrebbe, allora, una parte tutt'altra di quella che egli compie oggidì, vale a dire di audace partigiano.
avendo tutte le qualità per essere il capo della sinistra, egli combatte da semplice gratadiere. Però egli è la tour de horseman del nostro Parlamento. Io classificherò altresì fra i repubblicani il signor Mauro Macchi, un redattore in capo del diritto, amico e correligionario politico del nostro eminente filosofo Ausonio Franchi. Macchi è nel tempo stesso l'amico di Mazzini, di Garibaldi, di Cattaneo, il loro confidente, il loro organo, il loro gladiatore parlamentare. Imperciò che il signor Macchi ha tutti i movimenti d'anima dell'oratore: fuoco, facilità, vita, brio, passione, prontezze di idee, come egli è la penna incisiva del pubblicista e del polemista nella stampa militante. La sua parola è corta, viva, colorata, il suo organo vocale è simpatico, le idee sempre libere e generose. Lombardo fu espulso da Milano dagli austriaci. Lo fu poi altresì parecchie volte dal Piemonte, a causa della sua complicità con Mazzini. Ma lo si cacciava dalla porta ed egli ritornava per la finestra, sempre armato per combattere. Egli siede nei banchi i più alti della sinistra. Sono obbligato di cacciare ugualmente in questa categoria il signor Crispi, per allogarlo in qualche luogo. Un giorno io domandavo a Crispi: «Siete voi mazziniano?» «No», mi rispose egli. «Siete voi garibaldino?» «Neppure», egli replicò. «E voi? E chi siete voi dunque?» «Io sono Crispi». Ora, io conoscevo un Crispi che, per 12 anni, aveva partecipato a tutta l'opera di Mazzini, un Crispi che era andato audacemente a preparare in Sicilia la spedizione di Garibaldi ed era stato, in seguito, uno dei primi che misero il piede a terra di Marsala, di unità all'eroica donna che porta il suo nome. Io conoscevo un Crispi, ministro di Garibaldi in Sicilia, poi per qualche giorno a Napoli, avendo più energia che tatto, più volontà che idee, più coraggio che capacità, più fermezza che autorità morale, uomo probo, perseverante, altamente ambizioso, incapace di viltà. Sì, io conoscevo quel Crispi, ma io non conoscevo questo Crispi tout court, questo Crispi inedito che brilla da sé e non riflette né Mazzini né Garibaldi. Crispi si rivelerà forse ben presto sotto un nuovo punto di luce, una luce tutta sua. Ma come vi sarebbe stato poca buona grazia da parte di mia classificarlo altrimenti che secondo la sua dichiarazione, come egli non è mica ancora ministeriale e non sarà già mai il capo della sinistra, come lo lascerebbe volentieri credere, io lo allogo, salvo errore, tra i repubblicani di stato latente. Ad ogni modo, il signor Crispi non è mica un uomo a passare inaveduto in un luogo, né a restare negli ultimi ranghi. Alla Camera, ogni qualvolta parla, parla di sé o della Sicilia. È regionista, vale a dire, che carezza l'autonomia dell'isola sua. E ciò si comprende. Parla con lentezza, senza mirare a bagliori, ma al positivo, con una voce cadenzata in una maniera monotona. È stringente negli argomenti e sempre nella questione. È laborioso e spiccio in mezzo alle panie amministrative. Ha coraggio, ma troppa personalità di odi e di amori sicoli, sicché l'usbergo della prudenza sua rompe le maglie. Crispi sarà ministro un dì, certo, e forse in epoca non lontana ne sarà dei peggiori che afflissero l'Italia. Quest'anno egli ha accentuata meglio la sua persona, la sua posizione, le sue tendenze, il suo carattere, sicché il Crispi inedito comincia a comparire per barlumi. Comparirebbe intero, forse, se ambizioso con più calma,
si scostasse da chi e da che gli sembra un appoggio per farlo più presto arrivare. Ad ogni modo, se egli si allontana con infinita cautela dal partito garibaldino, altri vi si barricano e sono numerosi e gagliardi. Il capo di questo partito è Mordini, nell'eclissi di Bertani. Spirito svelto, figura fina, aria misteriosa, intelligenza vivissima, tenacità di carattere, parola molle, ma altiera e chiara. Colpo d'occhio giusto, modi che sentono in tutto alcun che del cospiratore, occhio penetrante, intelligente, magnetico. Tale è il profilo di Mordini. Egli fu ministro in Toscana nel 1848, pro-dittatore in Sicilia, ove egli ebbe la debolezza di sviluppare l'appetito digestivo vorace dei siciliani per gli impieghi e per i posti del budget. Il signor Mordini bordeggiò lungo tempo nelle acque di Mazzini. Poi si accostò a Garibaldi ed ebbe l'onore di sedere in faccia a lui nella vettura del re quando Sua Maestà entrò in Napoli. Mordini è di quegli uomini di cui le rivoluzioni fanno sempre qualche cosa. Ha stoffa d'uomo, la lotta lo anima. Tra i garibaldini della Camera io citerò l'ingegnere Cadolini, il quale, maggiore nell'esercito meridionale, dette la sua dimissione disdegnando lo scrutinio e il soldo senza servizio effettivo. Qui viene quindi Musolino, che Garnier pagò nella storia della rivoluzione del 1848, chiamo con tanta ragione un homme de tempo antique, che essendo stato uno dei mille di Marsala, fu il primo che di Sicilia mise il piede sul continente napoletano. Poi nominerò il general Bixio, il conversatonier meglio ascoltato della Camera, la di cui parola sgorga dal cuore erta, pittoresca, scintillante di buon senso, piena sempre di fatti, generosa e sovente anche improntata in uno spirito di conciliazione che parebbe un'antitesi col suo carattere forte ed energetico. Bixio prende, sempre con grande autorità, la parola sulle cose di marina e di guerra. È indipendente, lo si ascolta sempre con simpatia ed interesse, a causa delle uscite originali e franche a cui si lascia andare, assolutamente come se parlassi in un cocchio di amici sul cassero di un legno da guerra. Io mi stupisco che non gli sia scappato ancora Sacre nom de Dieu. Segnalerò in seguito il colonnello Benedetto Cairoli, il quale, a causa delle sue ferite non ancora cicatrizzate, si trascina sulle grucce e fa di tempo in tempo un'apparizione alla Camera. Nobile famiglia che è quella dei Cairoli di Pavia. La madre vedova aveva 4 figli. Essa li manda tutti e 4 alla guerra e tutti insieme. 2 volte vedova, una per la mano di Dio, un'altra per amore d'Italia. 2 di questi figli muoiono sul campo di battaglia. Il terzo riceve una palla alla testa. Il quarto, il deputato Benedetto, è ferito alla gamba, alla mano, al petto e ferito per tutta la vita. La madre porta un lutto eterno nell'anima, i figli l'eterno souvenir della redenzione della patria. Cairoli ha preso posto nell'estrema sinistra e vota alzando la sua gruccia. Si è dimesso e non tocca soldo. Ha parlato una volta ed è stato lo più splendido discorso che abbia udito la Camera nella sessione attuale. È vero che parlava per gli esuli veneziani che domandano di essere italiani. Io tocerò degli altri perché sarebbe troppo lungo nominarli tutti. Ma non posso per certo passar sotto silenzio né Bertani, l'alter ego di Garibaldi, né il generale Sirtori. Affondando il vostro sguardo nei banchi dell'estrema sinistra, tra Saffi e Miceli, un altro dei mille di Marsala, voi siete colpiti dall'espressione singolare di una testa giallognola, a capelli neri, agli occhi fiammeggianti. Quegli è Bertani. Al naso aquilino, alla figura fina, acuta,
tagliata a lama di spada, al fronte alto, ondulato da piccole rughe, come il mare da qualche minuto avanti alla tempesta. Agli occhi viperini e concentrati, voi indovinate l'uragano eterno, come quello dei mari polari, che rugge nel suo petto, che ammoncella nel suo cervello. La sua tinta biliosa denuncia le sue forti passioni. Il suo sguardo fisso e magnetico domina e fa paura. Voi conoscete la parte immensa che ha rappresentata Bertini in tutta la sua epopea garibaldina. Egli fu all'altezza di questa parte e a viste larghe e lontane, avvegnacché meno radicali, che le si portino per avventura supporre. Parla bene, mira giusto, colpisce a morte, non perde mai la staffa né il contegno. Asperge di acido solforico e par gittare foglie rose ed acqua lustrale. Fu Bertani che tirò dalle viscide d'Italia quell'esercito meridionale che si mostrò, conquise due regni e disparve come un fantasma, armata fantastica, armata da poema. È Bertani che la prepara di nuovo con il comitati di provvedimento e la creerà di nuovo se occorre e quando occorre. Volontà fulminante che nulla ritiene, nulla sgomenta. Bertani è il solo il quale abbia potuto affascinare Garibaldi, spingerlo avanti o ritenerlo. Egli è la fibra di San Just e politicamente ciò che Sirtori e militarmente. Il generale Sirtori è una di quelle fisionomie di Alberto Dürer che esprimono il mistero e portano il suggello della fatalità. Sirtori parla poco e mai per dir nulla. Ride di raro, non conosce alcuno dei piaceri della vita e della giovinezza. Fu prete. La rivoluzione e l'Italia lo rapirono alla chiesa e adesso generale e capo di stato maggiore. Dunque il cannone tuona per la patria. Sirtori si trova alle prime file, in Lombardia nel 1848, a Venezia nel 1849, dal 1859 con Garibaldi. Poi nell'esilio, dove si urtò con tutte le prove a tutti i movimenti dei partiti. Sirtori morse tutte le miserie, tutti i dolori, ai più fulminanti disinganni e fortificò la sua anima di gravi studi militari. La sua vita è piena, egli l'ha conquistata passo passo. Ora ad ora, severo fino all'orgoglio, degno puritano, disdegnoso. Egli non ha inclinata la sua testa che innanzi a due uomini, Garibaldi e il conte di Cavour. Il suo difetto è l'eccesso di coraggio. Nella mischia di sangue il sale al cervello ed oblia che è generale. Sirtori non ha parlato in Parlamento che una sola volta. Ed il suo ex abrupto fu un colpo di fulmine. Ogni parola ferì come un pugnale. Egli lo lamentò di poi. Sirtori non ha finito la sua missione. Su quella figura il destino ha impresso un misterioso che colpevole l'osservatore ed il superstizioso. Ma parlando dei misteriosi, il nome di Zuppetta si trova sotto la mia penna. Zuppetta è uno di quegli esseri terribili che la rivoluzione fra giganti, la pace, divora. Zuppetta è comparso due volte appena all'assemblea. La prima volta Garibaldi ve lo portò nelle pieghe del suo pile, al momento della prima sua entrata. Zuppetta non pronunciò che una sola parola, una parola sorda, scura, una specie di ghigno satanico, io giuro, e gli restò sulla montagna durante tutta la tempesta che il discorso di Garibaldi scatenò. Restò freddo, la beffa sulle labbra sardoniche, le scintille ed il sangue negli occhi. Poi disparve. Quella testa moresca, ai denti bianchi e aguzzi, agli occhi elettrici, alla chioma lunga e nera che io vidi mangiare i mustacchi per 3 ore, mi turbava ancora. Zuppetta ricomparve. Annunciato come un fulmine, scoppiò come un zolfanello. Si aspettava ognuno, sulle miserrime condizioni di Napoli,
udire un tribuno terribile. Scappò fuori un redentore leccato, artificioso, cavilloso, puerile, pedante e freddo. Zuppetta morì. Che cambi parte, il tribuno non va più. Questo gruppo di garibaldini è di già per sé stesso incisamente pronunziato sui banchi della sinistra. Ma esso lo sembra di tanto più a causa degli indecisi che lo attorniano. In questa ultima categoria io collocherò Liborio Romano, il quale, arrivando, si assise al centro, poi scemigrò verso la sinistra. Io non so ciò che vuole Liborio Romano, chi è d'esso, ove tende, se gli vezzeggi l'unità italiana o l'autonomia napoletana. Egli ha parato 2 o 3 volte pro domo sua, per l'esercito borbonico, per il ministero, per giustificare gli atti del suo passaggio al potere. Egli matura dei progetti di legge che probabilmente resteranno inediti. Presentò una legge sulla Guardia Nazionale che morì nascendo. Classificherò inoltre dagli indecisi l'arcidiacono Greco, il quale dice si rinunziasse a un vescovado offertogli dai Borboni e che Casa Savoia non gli offrirà. Poi il generale Lamasa, il colonnello Assanti, il maggiore Argentini, tutti garibaldini, l'ultimo uno dei 1000 che si è dimesso generosamente. Infine il sardo avvocato Salaris, Polsinelli, carattere fiero, dritto, il solo protezionista economica che vi fosse nella Camera. Dall'Aia, a cui la pace dette tutti i grandi, e fece generale uomo speciale per organizzare i funerali celebri, trovare le parole italiane ad ogni faccenda, e scrittore coscienzioso di storie militari, elegante ma freddo come il Mont Blanc. Infine, il dotto e ufficioso Minervini. Lo più indeciso di tutti, però, senza vedentene, mi sembra essere Ricciardi. Il mio vicino Ricciardi si crede unitario ed è napoletano, si crede repubblicano ed in verità non so proprio sia così. Egli è tutto pur le quardeur, e ciò che è strano lo è con convincimento e con coscienza. Dominato dalla malattia della vanità, egli ha fatto dei versi che sono della prosa ripiena di buona volontà. Correntemente in veste da camera, per parlare di sé sotto il pretesto di parlare di non importa che. Se lo si dovesse giudicare sui suoi scritti, Ricciardi avrebbe inventata l'Italia. Egli ha presentati finora 4 progetti di legge, cui il Parlamento non ebbe la serietà di prendere sul serio. Ricciardi ha la sventura di rallegrare la Camera, quantunque egli dica spessissimo delle cose giuste, vere ed assai ben esposte. Non ha lunga lena di parole, di idee, di mente. Un pizzichetto di qualche cosa e passa. Però questo pizzichetto lascia un segno. Egli ha fatto giuramento di vedere ogni giorno il suo nome nel conto reso delle sedute. Non fosse che per avere fatto rimarcare che nel processo verbale si era omesso una virgola. Se lo si lascia fare, Ricciardi si servirebbe un codice di 7 articoli, come 7 sacramenti. Egli ha l'epidermide enciclopedico, del resto molto intelligente, un perfetto galantuomo, convinto, coscienzioso, onesto, simpatico a tutti, non mancando né di a proposito né di dignità. A de travers non pas de faux. Vi ho toccato 2 riprese di Mellana, di cui non posso collocare in alcun sito, in niuna classe. Egli è stato sempre al Parlamento, dal 1848 in poi, e sempre alla estrema sinistra. Bersagliere formidabile, logico, serrato come un assioma, tattico, giudizioso ed abile. Mellana ha preso parte a tutte le lotte politiche del Piemonte. Egli parla non so quale lingua,
ha delle maniere burbere e brusche. L'organo della voce è poco simpatico, ma non ha appena dimandato di parlare. Tutti si tacciono e i ministri ascoltano. Chi usciva, rientra. Chi leggeva o scriveva, cessa. Il ministero sa dinanzi che l'attacco è serio e senza riguardi. Se la sinistra dovesse riconoscere un capo, il più abile, senza contesto, sarebbe Mellana. Ma egli è stanco della sua parte. La nomina di Rattazzi sembra galvanizzarlo. E forse vedremo il caso nuovo, strano, paradossale, Mellana ministeriale. La sarà bella. Due soli nomi, e finisco con la sinistra, Sineo e Montanelli, arrivati non a guari e tali che non resteranno nell'ombra o d'indietro. Sineo è uno dei veterani del Parlamento piemontese, noto al paese per la costanza dei suoi principi democratici e l'abbondanza nei suoi discorsi. Sedette e siede nell'opposizione. Mi sembra parteggiare per Rattazzi. Non avendo avuto il tempo per giudicarlo da me, mi taccio. Montanelli è più noto, perché egli ha attraversato tutte le evoluzioni della Rivoluzione italiana, dal 1848 in poi, ed anche prima si era fatto rimarcare nelle cospirazioni, allora in favore di Carlo Alberto. Montanelli ha portato nella sua vita politica due peccati originali. Era poeta e cattolico. Egli ha voluto dissimulare questi due germini di debolezza nell'armatura di acciaio di cui deve essere corazzato un uomo di Stato. Ma la poesia e l'odore di sacrestia si sono in lui sempre traditi, come l'odore del muschio. Di Quinci tutte le oscillazioni, le fiacchezze, i cangiamenti, i disinganni, le aspirazioni inopportune, le inconsistenze che hanno segnalato la carriera politica di lui. Montanelli è stato tutto. A causa di ciò, egli ha adorato Carlo Alberto, Pio IX, Mazzini, la Mennais, Proudhon, il principe Napoleone, la Repubblica, l'Impero, la Federazione, oggi l'Unità. Egli giudicava col cuore, calcolava con la speranza. Ma nel tempo stesso è stata la poesia la quale lo ha attirato, incontaminato di bassezza e di apostasia, malgrado i cangiamenti da tutti questi urti della vita politica. Artista innanzitutto, egli si è elevato sempre, anche quando sembrava discendere. Si è elevato perché credeva arrivare più presto alla soluzione dei destini d'Italia. Egli credeva che questi tanti aeronauti, che egli salutava come aquile, lo conducessero a volo sublime. La valvola scattava, l'aeronauta precipitava. Egli quindi ha suscitato in altrui molte collere e per sé si è creati molti dolori, ma non credo alcun rimorso. L'ambizione, questo sublimato di tutte le poesie, gli aveva esilerato il cervello. Ed essi lusingava, poiché aveva il cuore largo, la mente vasta, era istrutto, aveva fede, aveva ardire, e tutto gli sembrava tinto del colore del successo. Nel 1859, quelle che apparivagli da Parigi una delle mille e una notte, cangiossi in una notte di incubi e di uragani. Il disinganno arrivò. Egli volle tener fermo. Ai disinganni si aggiunsero le traversie. Infine, ricreduto, mutato a nuovo, italiano oggi come lo era quando gli italiani d'oggi erano non importa che, la clemenza o l'indifferenza di Bettino Ricassoli gli ha aperto le porte del Parlamento, per cui era davvero una macchia che non vi fosse. Montanelli è eloquente e sarà una delle gemme della nostra tribuna. Egli sente, egli conosce la politica europea, sa di diritto e sa di storia e comprende gli uomini. Non manca di destrezza. È scaltro e piacevole, insinuante ed affettuoso a modo dei francesi. Sul fiore delle labbra non ha nulla di volgare nell'anima e calcola come un toscano. Montanelli ascenderà,
ed alto, accoppiando la nozione delle cose pratiche al calore dell'entusiasmo con cui sa vivificare, elevare, infiorare le cose. Ora l'esperienza e i disinganni gli serviranno di duci. Ecco la sinistra, e ne ho tralasciati e dei valenti. Ora, come avete potuto rimarcarlo, vi è in questa parte della camera delle forti individualità, ma neppur un solo uomo di stato. Se domani il re fosse obbligato di scegliere un gabinetto in questo partito, sua maestà potrebbe vantarsi di essere l'alchimista politica il meglio dotato se ella sapesse estrarne due soli ministri. La ragione e la causa ne sono semplicissime. I membri della sinistra sono degli uomini d'azione, i quali, non avendo già mai trionfato, non hanno avuto già mai l'agio di sintetizzare le loro idee. Si pensa, si riflette dopo il combattimento. La sinistra si